stato riuscito. Allora, questo caso voi lo conoscerete senz'altro, Bianco Natale, White Christmas, scritto da Cecil Irwin, nel 1940. Questo campo all'incirca alla Vietnam, mi sono un po' più giovane di voi. È un bel canto che ha avuto un grande successo internazionale in tutto il mondo. Adesso proseguiamo con un altro canto, questo non si sa di autore, l'autore è incerto. Questo canto si intitola Ad Este Fidele, un canto anche questo famosissimo. Questo sembra sia nato in Irlanda, sia stato sfruttato in una chiesa francese per gli irlandesi che fuggivano dall'Inghilterra quando c'è stata la faccenda. Un canto che viene dal 1700 anche questo è molto più vecchio, ancora più vecchio. Adeste fedele, venite fedele ad adorare Cristo, qui chiama anche il pastore nella seconda parte, il grigio relitto, con umile sanctunas, e chiama il pastore ad adorare il figlio di Dio che discende sulla terra. Cantate insieme con noi, adesso fedele se lo conoscerete anche voi, eh? Era romano. Per darvi due chiarimenti su questo artista.
bravo musicista, è nato nel 35, ancora vivo, d'Artignano, nella Valle del Campo, su, vicino a Vicenza. Poi si è trasferito a Vicenza, è stato maestro d'organo di composizione, è stato nella sessione di staccato del conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, ha insegnato in seminari diocesani e definitivamente ha scelto l'insegnamento nel conservatorio Colini di Padova. Poi è stato chiamato come clavicembalista dei solisti venti, che è stato un congresso famoso internazionalmente. Però diciamo che la sua fama più grossa l'ha avuta mettendo su un coro, il coro Crodaioli, un coro solo maschile di uomini. E di lì cosa ha fatto questo uomo? Ha composto una serie abbastanza grossa di canzoni, si parla più di 100 canti, che ne ha fatti proprio lui, parole, musica, tanti, qualche parola di qualche altro autore, non so, la musica è sempre la sua, ha scritto per questo coro, i suoi uomini, che era un coro bravissimo, io l'ho sentito, ha cantato con noi, con il coro Monte Bianco, e insomma è stato un gran bel coro. E ha fatto dei canti che sono diventati famosi anche internazionalmente. Il più famoso di tutti è Signora delle Cime, che l'avrete sentito, chi ha pratica di cori, insomma. E questo canto, Signora delle Cime, addirittura è eseguito da cori russi, da cori di vari paesi. Un bel canto semplice che lui aveva scritto per un amico che era caduto in montagna, era un incidente, aveva scritto per questo amico. Che io quando lo canto mi viene in mente mio fratello che purtroppo è morto proprio in montagna. Questa è la sua Ave Maria, anche questa Ave Maria che ha scritto questo Dede De Marzi è diventata abbastanza famosa. Se voi accendete Radio Maria, ultimamente la si sente questo canto, si sente questa Ave Maria. Adesso la facciamo anche noi. Questo è uno dei pochi canti che facciamo a quattro voci. Quattro voci, lo sapete, la voce è più complessa, non è cantare la voce due. Quattro voci con i miei bassi, che sono Giancarlo e Gianni, e io, e poi tenori, che sono questi cinque uomini qua, e poi ci sono il soprano, che vedete qua davanti a me, e il contralto, che sono qua di fianco. Qui cantiamo a cinque voci, è un canto bello, sentirebbe una Maria, che è semplice anche questo, ma molto, molto bello. Eseguito da molto. Thank you.
Adesso addirittura andiamo a procedere. Chi vuol provare, giubila un cuore, vada a vedere un altro Signore. Un canto che si cantava nelle case, parliamo di molti anni addietro, dei nostri vecchi, mio padre cantava. E qui ci sono delle frasi che sono di un nostro poeta bravissimo, padre Gerardo del Colle, che era un frate cappuccino, di Cesino, sopra la Ponte Vecchia. Questo canto è un canto proprio tipicamente proceverasca, dall'alta va a Procevera. Poi faremo un altro video. Chi vuol provare? Thank you.
sogno di Gesù, il prossimo canto, è un canto composto da Giacomo dal maestro Lorenzo Bambiaschio. Sulla poesia, quindi questo poeta padre Gerardo del Colli, che è stato un poeta di alto viaggio, mezzo a Montale, ha fatto un bravissimo poeta, parla delle poesie stupende su Dio, logicamente essendo frate, lui il suo cosa era Dio, primo. Il sonno di Gesù, cos'è? Una nana che dice: perché non prendi sonno mio Gesù? Mi dà fastidio qualcosa, il canto degli angeli, il canto di un'osanna, ed è bello, quindi sono belle parole. Ma c'è il tuo cuore che ti dà valore. Ti può tanto bene, c'è il credo di fare. Oh.
prossimo canto, che è in dialetto genovese, si intitola Sera Natale, e questo l'ho fatto di nuovo io. È un canto che mi è venuto così un po' particolare. Aveva messo in mente il Molisani quando veniva a Natale, che ero ragazzo, ero nel negozio, passavano questi, uno che suonava una musa, e l'altro fruttifero suonava queste melodie. Io un po' copiavo un pochino questa cornamusa e poi ho fatto questo canto in dialetto genovese. Ma se è Natale, oh.
Stella di Natale, questo canto è un canto genovese anche questo. Noi abbiamo terminato con quattro canti genovesi la prima parte. La Stella di Natale è composta da Agostino Dodero, che è stato l'autore della famosissima Ave Maria, che è lei, il nostro Jerry ci chiama sempre in chiesa. E questo è un altro canto che ha fatto, dei molti canti che ha fatto questo Dodero, ne ha fatto uno, ne ha fatto 100. E però lo sapete bene che un canto per essere, per diventare popolare, bisogna che abbia qualcosa in più. E a volte ci sono tanti canti che non sono brutti, sono carini, sono, però non hanno più un successo popolare. Invece questo Dodero, con questa Ave Maria Genovese, ha avuto un grande successo. Tanto un canto che è un canto molto simpatico del Genovese. Allora, questo canto si chiama Stella di Natale. E se dovessi dirvi un aneddoto, mi dice, mi incontra con questo Agostino, che siamo amici, mi dice: Renzo, tipo la melodia di questo canto, fai proprio l'armonizzazione per il coro, voleva che la cantassi con il coro montagnano. E ho detto: ma vedi così, fatti l'armonizzazione, poi mi dà passo. Oh, no, non l'ho fatta fare, lui aveva paura che se la faceva lui, io non l'avrei fatta. E l'ho fatta io, lui abbiamo l'ha fatta anche a lui. Abbiamo messo a confronto le due e non vi dico adesso come è andata a finire. Thank you.
intanto di questa prima fase, cominciamo pure un attimo, 5 minuti di pausa. Come lui pretende, un canto che è scritto nel 1850 da un certo da un autore francese, musicista, che era stato in origine scritto per soprano e tenore, ma qui è cantato tutto varito, per noi sono tutti morti. Un bel canto natalizio, e cantato anche da tenori sconfortanti, e il tenore lo sono io, sono importante, fatemi dire com'è.